è tornato sotto i riflettori. Uno studio condotto dall'Università di Cardiff e pubblicato su Nature Astronomy ha lanciato una notizia potenzialmente esplosiva. Nell'atmosfera venusiana sono state trovate molecole di fosfina. I più entusiasti ci vedono una traccia di vita. I realisti considerano che sì, esiste la possibilità che questa molecola, composta da fosforo e tre atomi di idrogeno, possa indicare la presenza di vita batterica, ma considerano anche che potremmo trovarci di fronte a processi ignoti di creazione della fosfina, che sulla Terra conosciamo bene perché è quella che genera i fuochi fatui, sia che si tratti del segnale di attività biologica, sia che invece sia la spia di processi sconosciuti. La scoperta è indubbiamente interessante per la comunità scientifica. Ne abbiamo parlato con John Robert Brucato, esobiologo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Innanzitutto, Brucato ha chiarito che se mai nel sistema solare ci fosse vita, sarebbe in forma batterica. Scordiamoci insomma l'omino verde dei film. Quello che serve fare ora è mandare su Venere una missione dedicata alla sua atmosfera. Il mezzo migliore sarebbe una mongolfiera, come in un romanzo di Jules Verne, ambientato però nel sistema solare. Che cos'è la fosfina? Allora, la fosfina è una molecola composta da fosforo e tre atomi di idrogeno. È una molecola molto reattiva, praticamente velenosa per la vita, cioè molto, molto pericolosa tra l'altro, che si produce viene prodotta appunto da batteri per decomposizione di cadaveri. Quindi nei processi di decomposizione viene prodotta questa fosfina, che addirittura è la responsabile dei fuochi fatui, cioè quelle fiammelle che un tempo si vedevano nei cimiteri, proprio perché appunto reagisce velocemente e provoca autocombustione. Quindi basta avere un po' di fosfina che prende fuoco spontaneamente. Quindi questa fosfina, qual è la peculiarità di questa scoperta? Il fatto che la fosfina è l'unico meccanismo che si conosce per poterla produrre è quello biologico. Cioè non sappiamo se esistono processi geologici che possono formare la fosfina. Quindi da lì, avendola osservata, rivelata nell'atmosfera di Venere, diciamo che è venuto fuori un po' il discorso della possibilità che ci possano essere dei batteri che producono questa fosfina. Però questi batteri devono stare in atmosfera, nell'alta atmosfera di Venere, perché la superficie di Venere è estremamente calda, 460 gradi, un inferno, praticamente ovunque, tra l'altro, perché ha un'atmosfera molto densa, circa 66 volte l'atmosfera terrestre, e poi ha una caratteristica che praticamente il giorno dura più dell'anno, cioè impiega più tempo a compiere una rotazione su se stesso che appunto fare una rivoluzione attorno al Sole. Quindi rivolge sempre la stessa faccia verso il Sole, e questo crea dei forti venti che costantemente spazzano appunto tutto il pianeta. Questi venti riescono a mantenere lo strato superficiale dell'atmosfera abbastanza stabile, cioè sono venti che si trovano sotto 50 km praticamente, quindi la parte sopra 50 km dell'atmosfera è stabile. In questa zona potrebbero appunto esistere dei microorganismi, perché lì appunto si possono formare goccioline d'acqua, e in queste goccioline poter sopravvivere. Certamente, insomma, è una ipotesi, quindi è troppo poco trovare la fosfina per dire che c'è vita. Eppure l'idea non è peregrina, se già diversi decenni fa l'astrofisico Carl Sagan ipotizzava per primo che l'atmosfera di Venere potesse essere un nido per la vita. Quello che c'è ora da capire è quale sia il meccanismo che mantiene la fosfina costante in atmosfera venusiana, visto che per evitare che si disgreghi dovrebbero esserci al lavoro proprio dei batteri. L'osservazione da remoto in questo caso non paga, bisogna andare sul posto. Ma secondo lei una scoperta di questo tipo può essere preludio per un finanziamento di nuove missioni diverse rispetto a quelle svolte finora verso Venere?
Sì, questo sì, già da tempo che si sta pensando di andare a visitare di nuovo Venere, solo che Marte ha preso un po' la scena, no? Si è rubata la scena negli ultimi anni, e anche perché appunto è più facile arrivare lì, Venere, appunto, le temperature sono enormi, e poi anche l'uomo su Marte, eccetera, quindi insomma ci sono diversi interessi, insomma, delle agenzie ma anche dei privati, e quindi Venere è stata un po' messa da parte, però sono stati fatti già degli studi per andare di nuovo su Venere, e praticamente in questo caso bisognerebbe mandare una mongolfiera che soggiorna negli strati alti dell'atmosfera, la visita e si muove, raccoglie materiale dall'atmosfera, lo fa analizzare dagli strumenti che si trovano a bordo della gondola e ci fornisce questi dati. Quindi questa sarebbe una cosa un po' alla Jules Verne. Per ora l'entusiasmo per la scoperta c'è. Lei si è entusiasmato o no a questa scoperta? L'entusiasmo c'è perché amiamo anche questo lavoro, quindi quando uno scopre qualcosa di nuovo è sempre molto bello e gratificante. Trovare la vita bisognerà fare ancora molti passi in avanti, cioè non sarà difficile poterla individuare dal remoto, cioè da osservazioni condotte da terra. Però appunto solo attraverso missioni spaziali che vanno sul luogo, prelevano campioni e fanno una serie di analisi, o addirittura dal sample return, cioè prendere un pezzo di campione e riportarlo a terra, quello che si vuole fare con Marte, è il modo per poter capire effettivamente se c'è vita da qualche altra parte. Quindi, insomma, entusiasmo sì, però insomma moderato, ecco.